Sia lodato Gesù Cristo. Desidero commentare in questa omelia una parola presa dalla prima lettura. Dice così: dite agli smarriti di cuore, è Isaia che parla, coraggio, non temete, non abbiate paura. Queste parole storicamente vennero pronunciate per incoraggiare il popolo di Dio che era in esilio. E Dio tramite il profeta incoraggia il popolo e promette il ritorno a casa. E così avvenne. Ma anche oggi noi ci sentiamo un po' in esilio, in un mondo corrotto e violento come quello di oggi. Le parole del profeta sono rivolte anche a noi, affinché custodiamo nel cuore la speranza che Dio cambierà questa situazione e arriverà il momento in cui spunterà una nuova umanità, capace di vivere il comandamento dell'amore. E noi dobbiamo anticipare, ecco il messaggio, anticipare quel momento, seminando bontà dove viviamo, così hanno fatto i santi. E nel Vangelo Gesù continuamente dice agli apostoli: ma non abbiate paura. Quando Pietro stava affondando nel lago di Galilea, Gesù gli dice: ma perché hai avuto paura, uomo di poca fede? E Gesù tende la mano a Pietro, lo tira fuori dalle onde minacciose. Oggi le parole di Gesù sono rivolte anche a noi, affinché crediamo che la mano di Dio può tirarci fuori dalle attuali tempeste, vincendo le nostre paure. Proviamo a chiederci: quali sono oggi le paure che ci fanno soffrire e talvolta fanno vacillare la nostra debole fede? Oggi viviamo nella paura della violenza, che in ogni momento sembra pronta ad esplodere, ed esplode un po' dappertutto. Pensate, nel 1945, quando vennero sganciate le prime bombe atomiche, che in confronto a quelle di oggi, per di allora erano petardi, quando vennero sganciate quelle bombe, tutti dissero: mai più la guerra. Il risultato? Oggi l'arsenale delle armi di distruzione è talmente cresciuto da equivalere a 5.000 kg di tritolo per ogni abitante della Terra. Il pane non c'è, ci sono le bombe. Ma ci pensate che follia? Oggi le case anche si stanno trasformando in bunker difensivi con inferriate, sistemi di allarme e le strade sono campi di battaglia. Talvolta si ha l'impressione che sia in atto una specie di guerra civile, non dichiarata. Tutto questo fa paura. Vorrei aggiungere un'altra paura: la paura di un mondo che continuamente aggredisce e calpesta la vita nascente, la vita sbocciata nel grembo delle mamme. Madre Teresa giustamente diceva che Dio ha voluto, ed è vero, Dio ha voluto, che la vita umana sbocciasse sotto il cuore della mamma, ritenendolo il posto più sicuro per difendere la vita. Oggi non è più così. E questo fa paura e rivela chiaramente che ci siamo allontanati dal progetto di Dio. Alcuni anni fa, pensate, a Los Angeles, in un laboratorio chimico, sono stati scoperti 16.000 feti umani destinati ad esperimenti e a prodotti di cosmesi. Io mi vergogno soltanto a dirlo. È impressionante. Cosa possiamo fare? Nel Salmo 11 leggiamo: quando sono scosse le fondamenta del mondo, il giusto cosa può fare? E l'uomo di fede risponde: ma il Signore ha il suo trono nel cielo, nessuno potrà mai toglierlo. Gli occhi del Signore sono aperti sul mondo, le sue pupille scrutano ogni uomo. Questa certezza ci dà coraggio e ci assicura che Dio ha in mano le redini della storia e la guida verso il traguardo di una nuova umanità. Noi dobbiamo, nel frattempo, anticipare quel momento, creando attorno a noi piccole isole di bontà, piccoli frammenti di cielo, abitati d'amore, dall'amore vero, sincero. Questo miracolo possiamo farlo tutti, cominciando dentro le nostre famiglie. Vorrei aggiungere un'ultima paura.
patata pura il modo con cui oggi viene vissuta la stagione bella e decisiva della giovinezza. La giovinezza dovrebbe essere il tempo per prepararsi alle grandi responsabilità della vita, dovrebbe essere il tempo per prepararsi alla missione che Dio affida a ciascuno di noi per il bene di tutti. Ognuno di noi ha una missione. E invece cos'è diventata la giovinezza? È il tempo della trasgressione, il tempo dell'esaudimento di ogni capriccio, il tempo della movida che muove i corpi senza muovere l'anima. E così i giovani si autodistruggono, non diventeranno mai adulti e lasceranno dietro di sé soltanto la cenere. Per grazia di Dio, questo lo posso dire con convinzione, ci sono giovani buoni, ci sono giovani puliti, ci sono giovani puri e capaci di vero amore. Dobbiamo incoraggiarli, renderli consapevoli che sono loro il futuro, sono loro il sogno di Dio e l'anticipazione del mondo che verrà. E verrà, verrà, perché l'ultima parola spetta a Dio e nessuno gliela può togliere. Aspettiamo fiduciosamente e serenamente che maturino i tempi di Dio e anticipiamoli creando attorno a noi piccole isole di bontà. E il Vangelo ci presenta il Signore all'opera. Gesù, cioè Dio, chinato sulle nostre fragilità per guarirle. Noi dobbiamo collaborare con Gesù in quest'opera di risanamento del mondo, opera che è ancora in corso. Cosa possiamo fare? Nel 1979, ricordato anche un'altra volta in omelia, di ritorno da Oslo, Maria Teresa passò qui a Roma e venne assediata dai giornalisti nella casa di San Gabriele al Celio. Uno disse a Maria Teresa: «Madre, lei ha 70 anni, si affatica tanto, ma cos'è cambiato nel mondo? Si riposi, tanto il mondo non cambia». Maria Teresa serenamente rispose: «Ero presente, me lo ricordo. Io non ho la pretesa di cambiare il mondo. Questo lo farà il Signore, al momento che Lui solo sa. Io cerco di essere una goccia di acqua pulita, nella quale si rifletta il volto misericordioso di Dio». E domandò: «Le pare poco?» Nessuno rispose. La madre aggiunse: «Lo faccia anche lei. Si impegna anche con i suoi figli. Ogni goccia di bontà rende più buono il mondo». Questa risposta vale anche per noi. Cerchiamo di essere veramente una goccia di acqua pulita. E vorrei aggiungere, proprio oggi, festa della Natività di Maria, un altro motivo di fiducia. Gesù, prima di morire, ha detto a Maria, indicando Giovanni: «Donna, ecco tuo figlio, fagli la mamma». Abbiamo veramente una mamma in cielo. Possiamo invocarla continuamente. E la presenza materna di Maria, la presenza della mamma accanto ai figli, l'abbiamo provato tutti. È un motivo di grande fiducia, di grande sicurezza. Sia lodato Gesù Cristo.